Vista dall'esterno, è una vecchia casa con gli archi, affacciata a un campo d'ortensie e isolata dal centro abitato. Ma alle stanze di quel tetro nascondiglio di demoni celano segreti inimmaginabili. È proprio tra quelle mura che un pittore consacrato a Lucifero si uccise con un rasoio nell'inverno del 1931. Molti occultisti sostengono che ancora oggi il suo fantasma si aggiri come un oscuro emissario del male, profanando i corpi di chi si avvicini alla sua ipnotica suggestione diabolica. Una fotografia scattata alla fine degli anni 70 mostra chiaramente nella zona cerchiata una materializzazione ectoplasmatica verificatasi nella casa. Ciò che non venne visto dal fotografo a occhio nudo fu invece registrato sul negativo della pellicola.
Sei contenta che siamo arrivati? Era ora. Dopo tutte le curve che hai fatto, incominciavo a patire la macchina. Laura, tutte le strade di montagna hanno le curve, altrimenti stai a casa. Volevo solo dirti che non mi sentivo bene. Ma tu non stai mai bene, sarà per te, nemmeno partivamo. Però siamo venuti, eh? E senti che energia questa vallata. C'è un odore fine, di natura. Shakespeare ha scritto: ci sono più cose in cielo e in terra di quante ve ne siano nella vostra filosofia. La conosco, è una battuta di Relir. Ma va, è tratta dall'Amleto. Ok, mi arrendo. Sei tu l'esperta d'arte. Diego, non cominciare ad essere polemico. Non volevo essere polemico. Appunto, siamo venuti qui per rilassarci. Hai visto come ci guardavano male in paese? Che stronzi. Prima critichi la gente di città, poi critichi i montanari. Lo sai che non sopporto nessuno. Lo vedo. Mamma mia, che cesso. Ma no, è bella. Per quello che abbiamo speso, poi. Sì, guardiamo piuttosto dove è il contatore. La signora aveva detto entrando a sinistra. Ah, ok, trovato. E adesso? Va, diamo un'occhiata alle camere. Sì. Dove sono? Iniziamo da questa. Ah, ok. No, nemmeno tuo nonno dormirebbe qua dentro. Ma scemo. Sembra che non sia venuto nessuno da secoli. Forse per via di quello che ci ha raccontato la signora di fronte. Ma la signora di fronte, quella è una matta. Diego, senti che odore di zolfo c'è in questo punto. Zolfo? Io piuttosto vorrei sapere perché sta cazzo di porta non si apre. Prova a spingere. Si apre. Ti ricordi che la signora diceva che è una parte della casa interdetta? Sì, ne ha dette tante di cose quella valligiana. Parlava anche di un pittore che si è suicidato. Secondo me costruiscono ste storie da turisti per tirare su il prezzo, come in Scozia. Ma la signora non è la proprietaria della casa, è solo la vicina. Che motivo avrebbe di raccontarci queste cose? E poi non siamo in Scozia. Non lo so, ma non mi piace come ci hanno guardati, non mi piace la casa e spero che i due giorni passino in fretta. Mamma, non senti che umidità? Ci pensi? Io e te morti assieme in questo antico sepolcro. I casolari di una volta si riscaldano male perché hanno i muri spessi, il calore non circola. E allora ti scaldo io. Accendi la luce. E non trovo l'interruttore. Guarda qui. Sì. Dormiamo di qua, nella camera grande. Beh, dove vuoi dormire? Questa stanza non mi dispiace, le altre mi mettono tristezza. Sei il solito esagerato. Cerca di entrare in sintonia con la casa. Ci ho provato, non ci riesco. Proviamo ad aprire le finestre. Magari riesco a entrare in sintonia con la casa. Ok. Vediamo un po'. Chissà che bella vista. Chissà. Dai, apri. Apro un attimo. Vediamo. Bello. Sì, non è male. Però io non sono riuscito a entrare in sintonia con la casa. Ho ancora freddo, ho fame. E soprattutto... Ho voglia di te, mi sei mancata tanto. Anche tu. Non bisticciamo più. No, ma tu non mi trattare più male. Quando avrò un lavoro serio cambierà tutto. Sì, vedrai che le cose si metteranno a posto. Qui che c'è? Questa sarebbe la cucina. Guarda i fili esterni che scorrono sui muri. E nota il fornello a gas, guarda. Avrà 50 o 60 anni, forse. Dai, andiamo a vedere le altre stanze. Ci fosse un bel riscaldamento centralizzato. Magari un camino. Sì, comunque un po' più calda la casa sarebbe subito più accogliente. Dai, è contenta di Diego. Qui cosa c'è? Il bagno. Sì, il bagno è bello. Si vede che deve essere stato ristrutturato. Sì, è moderno. Dai, vediamo il piano superiore. Il piano superiore? C'è solo la soffitta sopra. Ma dai, andiamo a vederla, vieni. Ma sarà piena di topi. Mi intrigano le soffitte. Da bambina andavo sempre a giocare in quella di mia nonna in campagna. Poi legavo una mia amichetta a una sedia e la spogliavo tutta. Depravata, e poi? E poi le facevo il solletico dalla testa ai piedi fino a farla urlare. E poi? E poi, tu vuoi sapere troppo. Dai, dimmi che altro facevi. Ma eravamo piccole, neanche mi ricordo bene. Andavamo in soffitta e ci spogliavamo a turno. E quando eravate nude? E quando eravamo nude, ci toccavamo a vicenda. Come due lesbiche? Che deficiente, ma qua non si vede niente. A quell'età non c'è ancora la malizia. Come no? Ma dai, perché tu, Diego, non hai mai masturbato un tuo amico o un tuo compagno di banco? Ma fortunatamente no. Io credo che certe cose ti segnino per tutta la vita. Ma dai, sono solo giochi innocenti. Scendiamo, dai. E poi anche un modo per scoprire il proprio corpo. Innocenti.
Come quando dici che vuoi fare l'amore con più uomini di colore insieme. Dai, quelle sono solo fantasie. Fantasie che saresti capacissima di mettere in pratica, ti conosco. Andiamo a comprare qualcosa da mangiare piuttosto, che manca tutto. Sì, ok. Sempre. Ti ricordi qual era quel racconto horror dove le muffe di una vecchia casa provocavano allucinazioni ai suoi inquilini e nessuno riusciva a spiegarsi come mai la gente impazzisse? Notamente stamattina, ma non riesco a ricordarmi. Ah sì, era un racconto di H.P. Lovecraft. Io mi ricordo La casa del giudice, un bellissimo racconto di Bram Stoker. Ma è un'altra cosa. C'è un'altra cosa. Dai, spogliati mentre balli come quando eri piccolo. Cosa? È come se qualcuno avesse urlato. No, ma non hai sentito? Ma cosa? Abbassa sta musica. È come se avessi bruciato qualcuno. Sarà stato il rumore della cassetta che lascia è vecchia. Mettere. Ti dico che qualcuno ha urlato. Sarà il fantasma della casa di cui parlava la vicina. Tu ridi, ma io l'ho sentito. Pensa se esistesse veramente il fantasma del pittore che si è suicidato qua dentro. O magari è stato murato dietro la porta che non si apre, ci pensi? Non scherzare. Oh, e chi scherza? Mamma mia, quanto rompi. Quanto rompi tu? Non si scherza mai con i morti. A volte sembri tu un morto. Mi piacerebbe parlare meglio con la vicina. Vorrei chiederle un po' di cose. Senti, ma non ha detto quando ci ha dato le chiavi che sarebbe passato a trovarci? Sì, l'ha detto. Buongiorno, avete dimenticato la porta aperta? Ah, forse è perché siamo entrati con della roba. Ah, comunque chiudetevi sempre dentro, non si sa mai. Anche se dubito che la gente del posto entrerebbe qua dentro per rubare. Perché? Perché, come vi dicevo questa mattina, questa casa è appartenuta molto tempo fa a un giovane pittore che un giorno hanno trovato morto. Si era tagliato i polsi con un rasoio dopo aver finito un quadro. Mi dispiace per lui, ma non capisco lo stesso perché tutti odiano così tanto questa casa. C'è qualcosa che ancora non sappiamo? In effetti, sì. Ci dica tutto, signora. No, ma sono solo pettegolezze. Va bene, ma non dateci troppa importanza. Dica. Questo pittore, che è mancato a 27 anni, si chiamava Tiziano Cina. Dicono che adorasse Satana, che cercasse di evocarlo con un libro nero. Che libro? Il libro dei demoni, uno dei libri proibiti del XVII secolo. Ma sono solo superstizioni che le generazioni del passato hanno ingigantito. Magari quel libro non è mai esistito, comunque si è perso nel tempo. Non crediate a queste sciocchezze, siete ragazzi giovani e intelligenti. Lasciate queste chiacchiere a chi non ha niente di meglio a cui pensare. Comunque c'è una porta della casa che non si apre.
Hanno lasciato lì dietro il pittore morto. E poi c'è un odore strano nella veranda. No, no, non preoccupatevi. La casa sarà anche vecchia, ma è stata tutta perquisita dalle autorità del posto. Mia mamma ricordava sempre quell'inverno del 31, quando trovarono il pittore morto da diversi giorni. Fu uno scandalo enorme per il paese. Ci credo. Ma il libro di cui vi parlavo non venne mai ritrovato. Non pensateci più. Stia tranquilla, per noi i fantasmi non esistono. Poi venite dalla città, certe cose si dicono solo nei paesi. Ma certe cose si dicono un po' ovunque. Ricordatevi dopodomani, prima di partire, di riportarmi le chiavi che devo restituire al padrone di casa. Stia tranquilla. Pensate solo a divertirvi. Ok. Buongiorno. Simpatica la signora. Sei un po' eccentrica. Laura, ti sei messa a dormire? Laura? Laura, dove sei? Laura! Che ci fai qua in soffitta? Guardi le ragnatele! Vieni, Laura! Ah, ho sentito delle voci che mi chiamavano! Vieni giù! Chiamavano il mio nome, capisci? Allora, sono salita in soffitta e ho visto il pittore con il rasoio! Era pieno di sangue! Adesso sta calma! Della signora e delle sue cazzate. Ecco i risultati, vieni. Sì. Usciamo da questa casa. Andiamo a prendere un po' d'aria fuori. Va bene. Laura stava cambiando. Era affascinata, turbata, ma nello stesso tempo suggestionata da ciò che aveva visto nella soffitta. Diego non poteva capire. Si limitò a bagnarle la fronte, cercando di scuoterla da quel sinistro torpore in cui, ora dopo ora, stava sempre più sprofondando. Mi vuoi dire che hai? Cerca di riprenderti e dimmi esattamente che hai visto. Guardami. Ho visto un'ombra riflessa nella fontana. Quando? Laura. Prima, mentre bevevo. Ti rendi conto che io ero con te un attimo fa e non c'era proprio niente nella fontana? Ti stai lasciando suggestionare da quella vecchia. Forse è meglio che ce ne andiamo. Non voglio andare via. Tu stai uscendo di testa. Già eri strana questa mattina. E cerca di camminare. Mi vuoi dire che hai? Niente. Ti ho già detto che delle voci mi chiamavano per nome mentre dormivo. Allora mi sono alzata per vedere chi era. E
E ho trovato in soffitta il rasoio del pittore sporco di sangue. Ma non dire cazzate, la signora ha detto che la casa è stata tutta perquisita, non ricordi? Figurati se lasciavano un rasoio sporco di sangue. Quando torniamo ci vado io in soffitta e vedrai che non c'è niente. Pensalo come vuoi! Adesso mi hai rotto i coglioni! La smetti di dire stronzate! Guarda, un cimitero! Entriamoci! Ma figurati! Dai, forza, apri! È chiuso! Dai, entriamoci lo stesso. Fa vedere, va. Ecco. Entriamo. Bello. Mi eccita da morire stare qui dentro. Pietro. Sì. Ho voglia di fare l'amore con te. A te va? Sì, sì. Che posto romantico. Un cimitero. Oh, ma tu non capisci mai, sei così normale. Cosa c'è di bello in un cimitero? I morti sotto di noi. Magari stanno facendo l'amore. Ah, ecco, sarebbe un motivo in più per lasciarli stare. E poi scusa, non eri tu quella che voleva fare qualcosa? Guarda! La tomba del pittore, guarda! Dai, andiamo via, andiamo via, andiamo. No, voglio vedere la tomba del pittore, ti prego. Vieni via, torniamo domani. No, fammela vedere. Laura, se ci beccano nel cimitero a quest'ora, non so come va a finire. È meglio che adesso torniamo a casa. È lui, Tiziano Cina, che mi chiamava. Piantala, Laura, mi stai facendo saltare i nervi, ti prego, piantala. Non lo capisci, il pittore vuole che troviamo il libro. Che libro? Il libro dei demoni che diceva la signora. Non si rivede come già la per tutte le cagate che ti ha fatto credere. Ma lei non c'entra, non lo capisci? È il pittore che vuole che evochiamo il diavolo perché lui non c'è riuscito. È pazzesco come una storia di paese ti abbia sconvolta così tanto. Non sono sconvolta. Sto solo pensando. A che cosa? A che cosa? A quanto siano limitati gli esseri umani. Allora, come stai? Ti senti meglio dopo la doccia? Sì. Sono stato in soffitta prima, mentre tu ti lavavi. E guarda che non c'è proprio nessun rasoio. Ma sì, hai ragione. Devi renderti conto che a volte non distingui la realtà dalla fantasia. È come dici tu. Forse è l'idea di stare in una casa con una stanza vietata che mi ha fatto lavorare di fantasia. Ma non è vietata. È solo chiusa a chiave, tutto qui. Non pensiamoci più, ok? Sarò anche stressata per l'esame che ho appena dato. Sì, posso fare qualcosa per farti star meglio. Butta giù la porta chiusa così ci togliamo il pensiero, eh? Sì, così poi devo pure pagare i danni. Non senti che freddo fa? Ci sono spifferi dappertutto, questo potevano almeno dircelo. No, è un freddo diverso. È strano. Ricominci? No, è come se a volte la temperatura si abbassasse all'improvviso. E poi... si sente uno strano odore subito dopo. Io non sento niente. Vicino al quadro, proprio vicino al quadro, eh? Si sente un odore come di zolfo. L'avevo già sentito la prima volta che siamo entrati, ti ricordi? Ma io sono troppo raffreddato per sentire tutte ste cose. Non voglio metterti paura, amore, ma ci sono degli avvenimenti che non si possono spiegare. Come quei cerchi enormi che appaiono durante la notte nei campi di grano e hanno all'interno dei disegni perfetti. Che vuoi dire? Voglio dire che la gente crede di sapere sempre tutto, quando poi percepisce la realtà solo con la coda dell'occhio. Non ti seguo. Vabbè, lascia stare, eh? Mi porti un bicchiere di latte? Come lo vuoi? Freddo, per piacere. Ah, e guarda se mi trovi la sottoveste nuova, è da oggi che la cerco. L'avrai dimenticata a casa. Vabbè, non importa. Andiamo a letto. Andiamo a letto.
Pronto? Ciao, come stai? Sì, abbastanza bene. Sono arrivati questa mattina due ragazzi della città. No, non sanno della mia chiaroveggenza. Ma ho dovuto raccontar loro la storia del pittore. Era giusto che sapessero tutto. No, mi hanno fatto delle domande sul libro, sulla stanza dove si è suicidato. Ma io penso che non si siano preoccupati. D'altronde sono giovane, è molto meglio così. Senti, io questa mattina, quando loro erano in paese, ho avuto un'altra visione. Ho visto la casa del pittore bruciare. Non lo so, non chiedermelo, lo sai. E poi questa sera ero già a letto, quando ho incominciato a rivedere quella luce strana di cui ti parlavo. No, lascia stare, sto bene. Penso solo che quella maledetta casa non avrebbero mai più dovuto affittarla, ma non essendo io il proprietario. Sì, ecco. Avrebbero già dovuto abbatterla, non affittarla di nuovo. A dei ragazzi per giunta. Pronto? Pronto? Mi senti? Mi senti? Domani, se è bello, possiamo andare a fare una passeggiata giù al torrente. Ricordami di comprare del formaggio di capra da regalare ai miei. Dormi? Ti ho portato il latte. Thank you.
spiriti della terra e del cielo, aiutatemi. Ho bisogno di sapere di più. Spiriti supremi disincarnati, io vi imploro di aiutarmi. Guidatemi verso la verità. Ora sei tu! Thank you.
Buongiorno, amore. Hai dormito bene? Sì, ma ho fatto un sogno strano. Un sogno, racconta. Ero a Carponi in un bosco. Oh, santo cielo, Carponi. In un bosco, sì. Cosa hai fatto? E poi mi nutrivo di animali che uccidevo e poi mangiavo. No. Tu sei macabra anche quando sogni. Mi ricordo che avevo tanta sete, allora mi sono svegliata per bere il latte, ma il bicchiere era vuoto, non è strano? Più che strano è ridicolo. Perché sai benissimo che io il latte non lo posso bere, è ancora freddo poi. Sicuramente non ti ricordi di averlo bevuto, tutto qua. Ma l'avrai bevuto tu. Sì, ma come facevo a bere se il bicchiere era vuoto, Ma scusa, è l'ultima cosa che ho fatto ieri sera, non ti ricordi? Sì. Ma stanotte c'era solo il bicchiere vuoto. Non lo so, forse... Guarda, io adesso mi vesto e me ne vado, perché mi sono veramente rotto i coglioni di te, della casa e di tutte le stronzate che ci hanno detto ieri, sicuramente per farci paura e prenderci un po' per il culo. Poi ho dormito come se avessi avuto qualcuno seduto sul petto tutta la notte. Mi sta venendo la febbre, c'è un'umidità qua dentro che fa paura. Non ne posso più. Voglio solo andarmene, non ce la faccio più, hai capito? Non ce la faccio più! Ma abbiamo pagato fino a domani pomeriggio. Mi sembra sciocco sprecare i soldi così. Senti, se stare qua dentro ti diverte tanto, io ti lascio e poi ti vengo a prendere. Laura, ma cos'hai in quella testa? Laura insisteva sull'ipotesi del bicchiere che si era svuotato da solo durante la notte. Diego si innervosiva sempre più, finché, colto da un normale sconforto, disse alla ragazza che sarebbero presto partiti, lasciando quanto prima le fredde mura divenute così tanto ostili. Laura si oppose. Qualcuno la stava chiamando, manovrando i suoi pensieri da una dimensione parallela che cercava di farsi largo attraverso il mondo dei vivi. Non è possibile! Vuoi che rimaniamo? Rimaniamo allora! Ma se mi ammalo e perdo anche quel lavoro di merda che ho, poi mi mantieni tu, visto che sei di sangue nobile! Diego, ascolta! Ah, lasciami stare, tu scherzi col fuoco, cosa stai cercando di dimostrare? Perché fai perché così? Perché ti odio, come odio la casa! E non sopporto più questa tua indifferenza di merda verso ogni cosa! Smettila di trattarmi male, non me lo merito! Lo sai che ti amo. Ma va, ma tu non sai neanche cosa sia l'amore, lo dimostrano i sogni che fai! Quando i ragazzi rientrarono a casa, Diego si accorse che degli oggetti erano stati spostati. Venne subito incolpata la vicina, ma una breve riflessione portò i giovani a ricordare che la porta era stata chiusa dall'esterno. Un indescrivibile sconforto li inchiodava tra quelle stanze che parevano pesanti sepolcri. Le pareti nascondevano segreti inimmaginabili che adesso anche Diego cominciava a sentire. Verso le 15, Laura accusò un malore e si accasciò sul letto. Diego cercò inutilmente di rincuorarla.
Qualche minuto dopo, capì che qualcosa di terribile doveva ancora compiersi. Preparati subito, Laura. Partiamo immediatamente. C'è qualcuno che ci entra in casa e ci sposta la roba. Guarda, guarda. Cosa? Avevo lasciato un bicchiere pieno sul comodino. Adesso è vuoto. Secondo te chi è stato? Ne so. O è quella pazza della vicina che ci spia in continuazione o... o qualche suo amico. Non lo so. Sarà qualche paesano che... forse ha deciso di farci uno scherzo. Te l'avevo detto che ci guardavano male. Dai, piano, Diego. Vogliono. Ma tu... non ci vogliono. Sei proprio sicuro di aver visto... il quadro al torrente? Sicurissimo? Ma cazzo, se sono sicuro! E il bicchiere me lo sono sognato? Allora sono io il pazzo! Laura, svegliati! Qui c'è della gente malata che ci entra in casa! Ma dai, non è possibile! Come cazzo fai a non capire ancora che qui non ci vogliono? Non ci hanno mai voluti! Stanno facendo di tutto per farci andare via! Per me è chiaro, io me ne voglio andare di qua! Ho paura, paura di quella signora che ci spia, che ci è entrata in casa già più di una volta! Chissà quante volte è già entrata in questa casa, sto andando via di testa! Ma dai, Diego, stai esagerando! Ma scusa, ma chi poteva spostare un quadro in così poco tempo da un posto all'altro? Scusa, stai esagerando! Ma io sto esagerando! Io me ne voglio soltanto andare! Vabbè, dai, Diego, amore... smettila, non fare così. Lasciami stare, Laura. Lasciami, ma che stai facendo? Ma vaffanculo! E se ci fossero due quadri identici? Non ci hai pensato, eh? Cosa? Cosa dici? Scusa, ma... che cazzo ti salta in testa? Ma che stai facendo? Ti corichi? Che hai? Stai male? Rispondimi, Laura! Laura, che cazzo ti prende? Stai male? Laura! Laura!
libro! Esiste davvero! Se rimette piede qua dentro, la denuncio! Dovete bruciarlo, non capite! La ragazza sta male per colpa sua! Lei è una strega! Adesso Diego era certo, sicuro, di essere spiato da un'ignota presenza che impalpabilmente si stava avvicinando. Pensò quindi al pittore, alle parole della contadina. Meditò per ore intere davanti casa, sforzandosi di essere razionale. Ma i pensieri sfuggivano via come il tempo e la notte stava di nuovo avanzando. Diego cadde allora in un dormiveglia surreale, in cui riaffioravano nella sua mente molti ricordi dell'infanzia. L'ultimo a vederlo fu un contadino che ritornava dai campi col suo trattore. Qui termina la narrazione della vicenda. Tutto quello che segue non è stato possibile verificarlo. Pertanto è da considerarsi come la ricostruzione degli eventi, così come ci sono stati riferiti dai paesani della vallata. Thank you.
Terribili urla squarciarono l'aria tersa della vallata quella mattina. Gli abitanti del posto non volevano, non potevano capire ciò che si era verificato nella lunghissima notte appena trascorsa. Qualcuno parlò addirittura di una mano trasparente, disgustosa e gelida che fluttuava separata dal corpo. Nessuno rilasciò una testimonianza precisa, ma tutti sapevano che il fantasma del pittore era tornato per uccidere ancora. Più avanti la magistratura aprì un'inchiesta e pose sotto sequestro la casa che stranamente era sopravvissuta alle fiamme. L'episodio risulta oggi annoverato negli annuari della metapsichica come uno dei più bizzarri. Di Laura non si seppe più nulla. Cinema horror per me è molto interessante. Lo era soprattutto negli anni 60 e 70. Ci sono stati degli autori che non si possono solo considerare registi di genere horror, quali ad esempio Giorgio Romero, che ha inventato per esempio gli zombie, che prima non c'erano, prima del, appunto, del suo famoso film La notte dei morti viventi. Quindi il cinema horror inteso come cinema capace di scavare, di ricercare, di far pensare anche il pubblico. Si è parlato ecco, di tante cose attraverso il cinema horror. Uno dei film più belli continua a essere comunque L'esorcista di Friedkin. Poi ricordo, sempre sul genere possessioni, Amityville Possession di Damiano Damiani. Film di un regista italiano ma dalla location americana, film straordinario, forse poco conosciuto. Poi ricordo il mitico Shining di Stanley Kubrick. Ecco, il cinema quando è intelligente, il cinema horror quando è intelligente, ha dato comunque dei grandi modelli e ha creato delle grandi suggestioni e comunque ha fatto pensare.
Noi credo che percepiamo la realtà solo con la coda dell'occhio. E ritengo che ci sia poi un mondo parallelo che scorre al di là della nostra ragione, al di là della nostra comprensione, tra luci e ombre di un mondo che soltanto percepiamo in parte. Mi hanno chiesto più volte se io credo ai fantasmi. Io ho risposto come rispose Madame de Defan, un'intellettuale francese del Settecento. Lei disse: io ai fantasmi non ci credo, però ne ho paura. Ecco, io penso che ci sia veramente un qualcosa di molto più profondo, quello che noi intendiamo forse con il concetto di Dio, un qualcosa che per me è legato alla natura, ai grandi, immensi spazi della natura. Sono qua negli Stati Uniti, non posso non rendermi conto di essere in mezzo a una grande terra, a una grande e infinita serie di canyon, di altopiani, di praterie, e questo per me è Dio, cioè Dio che si rappresenta con la bellezza della natura. Il contrario di Dio, secondo me, Satana, ecco, si rappresenta invece con il concetto del denaro. L'uomo uccide per il denaro, l'uomo uccide per la sete di potere, l'uomo uccide per la bramosia della conquista. Quindi l'uomo ha costruito, ha eretto nelle città queste sue cattedrali di cemento armato nel nome del male, non sicuramente per lodare, come facevano i pelle rossa americani, il grande spirito dell'esistenza e della natura. Ecco che allora l'uomo veramente non può percepire un senso di infinito. L'uomo è finito nel senso di limitato, non può trascendere le grandi distanze, non può percepire ciò che non gli è possibile vivere all'interno di una realtà tangibile, le grandi distanze che lo separano dalla bellezza, dalle galassie, da tutto ciò che rientra, secondo me, nel concetto di Dio.